Ci siamo anche questa notte, cari amici della notte, direi uno, per chi è ancora sveglio, per chi non ha voglia o non può dormire, per chi vuol saperne di più questa notte di Emiliano Mondonico, attualmente allenatore, ma attualmente più di ogni altra cosa opinionista della Domenica Sportiva, che è un appuntamento di successo della RAI. Sì, comunque sempre comunque allenatore in attesa di giudizio. Per il resto, meno male Cioè, che c'è le questa. Diciamo piacerebbe ritornare ad allenare? che il mio lavoro è sempre stato quello e sarà sempre quello. Già calciatore, ovviamente. Alleno, ma sicuramente non sulle prime pagine dei Ecco, ma giornali. pronto per andare ad allenare una squadra? Ah, quello sempre. Di Serie A, di Serie B? Ci sono problemi. Rispetto bisogna averlo per la Serie A, per la Serie Anche B e per per la la Serie Serie C, C? sicuramente. Quindi andrebbe ad allenare anche una squadra? Perché Diciamo che non ho mai avuto problemi. Perché le piace allenare? è la mia vita e perciò cioè, non ho mai fatto conto delle categorie, non ho mai fatto conto della grandezza perché penso che ogni squadra meriti il massimo rispetto, a prescindere da dove si trova in quel momento. Perché lei stava allenando e in un certo senso per motivi di salute ha dovuto smettere di allenare. Che No, ho cosa è smesso, ho successo? ripreso. Diciamo che stavo allenando quando mi hanno diagnosticato un tumore. Ed era allenatore della... Ero allenatore dell'Albino Leffe. E dal venerdì al lunedì mattina mi sono trovato una persona senza problemi con una persona che stava entrando in sala operatoria per essere operato di questo tumore, di questa massa che non si sapeva bene che cosa fosse. Operato, tutto tranquillo, incominciato il recupero, parlavano di un tumore benigno ma anche di qualcosa di maligno, diciamo che ho recuperato molto alla svelta, ho ripreso ad allenare Con... sempre con l'Albino Leffe e poi dopo è arrivato il primo controllo e nel primo controllo risulta che ci sono ancora due tumori, due tumori questa volta maligni, proprio in un posto abbastanza difficile da raggiungere. L'oncologo e il chirurgo mi vogliono operare subito. Io dico, visto che il tumore cresce lentamente, se è possibile farlo a fine campionato. Tengono il tumore sotto controllo, è cresciuto del 10% in 4-5 mesi. Io in quei 4-5 mesi continuo ad allenare l'Albino Leffe fino a portarlo alla salvezza. Poi dopo mi faccio ricoverare. E metà di luglio sono stato operato la seconda volta di questo tumore maligno che si chiama sarcoma e niente, è stato un po' più duro a riprendere, tanti perché, tanti E non ha per come. cominciato ad allenare dopo il secondo Prima intervento. ho dovuto guarire, perché non si guarisce quando ti tolgono il tumore, si guarisce dopo. Cammin facendo per ritornare da una persona in difficoltà a una persona normale e lì ci è voluto un po' di tempo. Il fatto che mi abbiano richiamato ad allenare voleva dire che per tutti ero guarito. Il fatto che mi abbiano esonerato dopo sei Con quale domeniche col squadra? Novara vuol dire proprio che non mi avevano richiamato per pietà, ma No, certo. perché chiaramente avevano fiducia in me. Poi perché mi hanno esonerato. Queste sono cose che fanno parte del calcio e uno che ha vissuto le cose vere della vita, diciamo, dà molto meno importanza alle cose del calcio perché spesso e volentieri non ci sono dei perché. E da allora non ha più allenato in attesa appunto di essere chiamato da Allora ho qualche altra... continuato ad allenare i miei ragazzi a Rivolta e i bambini in un ospedale di Lodi, che per me è un allenamento come tutti gli altri. A Rivolta con questi ragazzi che hanno qualche problema. A Lodi, coi bambini, primi calci, non so che parte da Alice di Insieme 4 con i anni, genitori anche. e questi esigo che i papà di questi bambini vengano in campo con me ad aiutare ad allenarmi. E spesso e volentieri sono i papà che allenano i loro figli e figli degli altri. Perché Questo è lei, molto Mondonico, non positivo. doveva fare il calciatore, doveva fare il commerciante in un certo senso, Io no? dovevo fare l'oste, i miei avevano una trattoria in riva al fiume ed è chiaro che, come sempre, da padre in figlio si lascia un po' l'attività A che rivolta stai d'Adda. facendo, a rivolta d'Adda. Poi ho incominciato a giocare a pallone e finito di giocare a pallone, ho messo un negozio di articoli sportivi, Ecco, quindi. perché chiaramente la mia vita non sapevo come sarebbe stata dopo che avevo finito
di giocare a calcio, dove non potevo più giocare a calcio per dei problemi fisici. E ho incominciato a fare quello che vendeva articoli sportivi. Meno male che dopo è saltato fuori l'occasione per fare l'allenatore, sono tornato nel mondo del calcio e diciamo con molta più voglia, con molta più capacità. E la prima squadra che ha allenato? La Cremonese, giovanissimi, allievi, dove c'era un certo Luca Vialli, poi la Cremonese in prima squadra, in netta difficoltà, già retrocessa, salvezza, spareggi per andare in Serie A l'anno dopo e promozioni in Serie A il terzo anno. E di lì è incominciata la storia. Ha cominciato il suo percorso da calciatore con quale squadra? Con la Cremonese. Prima nel CSI di Rivolta d'Adda, la squadra un po' dell'oratorio, la seconda squadra. La prima non c'era più, perciò c'eravamo solo noi. Vi è stata una bella cavalcata a giocare con gli amici, con la compagnia, con quelli che frequentavi tutti i giorni. Ed è stato molto molto importante. Lì sono stato un po' visto da osservatori della Cremonese e l'anno dopo sono andato alla Cremonese e ho incominciato, penso, dalla Serie C, poi sono retrocesso in Serie D, però anche lì facendo benissimo, e sono andato al Toro. Ed ho raggiunto lo scopo della mia vita, giocare in Serie A. Cioè, ruolo lei amava? Prettamente di punta. Attaccante. Io prettamente di al punta. Al centro perché... alle ali? No, io davanti, perché rincorrere gli altri non mi è mai piaciuto. Anche quando giocavamo a guardia ladri, io facevo sempre il ladro, non ho mai fatto la guardia. Perché sai, guardia ladri quando... Quindi al centro dell'area? No, cioè, quando sono gli altri che devono rincorrerti, non tu che devi darti da fare per rincorrere un altro. Se questo fa la finta di andare a sinistra e poi va a destra, tu devi capirlo in anticipo. No, saranno già solo gli altri a rincorrermi. E ha segnato molti gol. Diciamo sì, che fare gol era un po' una mia prerogativa. Tantissimi nella Cremonese, pochissimi nel Toro, tant'è che la mia avventura in Serie A è durata due o tre anni, come era giusto che sia, perché assolutamente non ero maturo per giocare a un certo livello. E perché per giocare Toro... a un certo livello bisogna, oltre che essere bravi, essere anche maturi, altrimenti salta per l'aria. Dopo il Toro c'è stato il Monza, c'è stata l'Atalanta, e poi c'è ristata la Cremonese, dove ho finito la carriera, come ti dicevo prima, ho intrapreso quella dell'allenatore. Insomma, è contento di questo passato nel calcio come calciatore e anche come allenatore? Cioè, non dovrei essere contento, perché è chiaro che l'immaturità di calciatore mi ha proibito di fare una carriera sicuramente molto più parlabile. Però se non avessi fatto quella vita da calciatore in quella maniera... Ma che vita ha fatto in quella maniera? La vita di uno che si divertiva e basta, dove il calcio non era un lavoro ma era un divertimento. Il calcio non era un qualcosa... Quindi faceva la bella vita, no? No, io mi divertivo. Cioè, il divertimento non era fare la bella vita o andare... No, quello non è mai stata una mia prerogativa. Anche perché a lei ha conosciuto una bambina di nome Carla, l'ha sposata. Sì, cioè il divertimento per me era dribblare gli altri. E quando non riuscivo a dribblarli, non è che mi dicessi perché non lo facevo, ma basta, finivo di giocare. Allora tutti a scrivere che non avevo voglia. Cioè tutti a giustificarmi la mia immaturità. Cioè non riesci a dribblare un avversario, ti fermi, te ne freghi, non fai più la partita, perché in cuor tuo non riesco a dribblarlo e non gioco più. Come si faceva? Ecco l'immaturità. Ma questo... Immaturità o anche forse maturità? Chissà. No, immaturità. Immaturità, e questo me ne sono accorto quando ho fatto l'allenatore, dove ho trovato, non come me, diciamo un po' meglio di me, ma sempre con queste idee un po' balorde, ed è stata mia premura fargli capire con le buone o con le cattive che così facendo non si otteneva niente. E se uno aveva la possibilità di fare la carriera, era giusto che si giocasse tutte le sue carte nella maniera più completa possibile. Mondonico, sa che sto pensando? Che lei questa notte non poteva essere qui, poteva essere da un'altra parte. Lei ci pensa mai? No, io non ci penso mai, io resto meravigliato per tutto quello che mi sta succedendo. Ancora dentro
la forza di chiedermi perché di tutto questo interesse, di tutta questa situazione. Perciò di vivere queste situazioni come situazioni chiaramente importanti. Sì, ma lei è andato vicino al traguardo che poi ovviamente ha schivato. Ah, sì, il discorso del traguardo non dipende da te. Diciamo che è un traguardo... Lei sta parlando della malattia. È certo. È un traguardo del quale si fa volentieri a meno e che viene quasi per caso. Non ti rendi neanche conto che stai facendo una corsa nel stare o di qui o di là. Ti affidi a questi signori medici e questi la corsa la fanno loro per te. Tu ti devi solo affidare e fidarti di questi, sì, di questi signori. In quel percorso che pensava? In quel percorso la prima volta è stato rapidissimo, perché dal venerdì al lunedì non ho avuto motivo di pensare. Solo la domenica sera, quando mi sono trovato in quel letto d'ospedale, e meno male che c'era mia moglie vicino, ecco lì ho incominciato non a pensare, perché non cercavo di pensare che poteva essere finita. Cioè, proprio... Lei non ha mai pensato che poteva essere... Assolutamente no. Non ho mai voluto neanche prendere in considerazione questa situazione. Questa è la prima volta. La seconda volta, dove ci sono stati questi 4-5 mesi di intervallo... È chiaro che tante volte, andando in macchina da solo dal mio paese al campo di allenamento dell'Albino Leffe, cioè piangevo perché è chiaro che lì mi trovavo da solo con le mie responsabilità e il pensiero di non esserci più, il pensiero di non farcela, chiaramente mi disturbava. Meno male che c'erano i problemi dell'Albino Leffe, che doveva salvarsi, e perciò quando avevo tanti problemi per questa roba che avevo dentro, ecco che subentravano i problemi del calcio e questi venivano messi in secondo piano. Il calcio è stato da sempre comunque la mia vita, è stato magari anche la mia dimostrazione di maturità, come abbiamo detto prima, ma è stato veramente la mia salvezza sotto tutti i punti di vista. Benedetto sia il calcio da sempre e per sempre per me. E in tutto questo percorso di vita, Carla, sua moglie, che lei ha conosciuto da bambina, che ruolo svolge, che ruolo ha svolto e che ruolo svolgerà? Lei ha conosciuto Carla quando Carla e sua moglie aveva quanti anni? Lei era in quinta elementare e io in seconda media. Ecco. Lei stava osservando il calcio in culo, sai, quelle giostre, sì, dove ti spingi e c'è chi fa gol o chi prendeva il codino di un orso, allora era così, no? Ed era girato io... Dove questo? Al paese, alla sagra del paese. Io gli ho tirato la treccia, lei si è girata e io che facevo la seconda media... Quindi aveva quanti anni? Aveva 12 anni? Non so, se penso che mio nipote ha 10 anni e fa la quinta elementare... Quindi aveva 12 anni, penso, più o meno. Sua moglie aveva? Ne aveva 10. Però i primi sguardi sono stati uno da una parte e uno dall'altra, anzi c'era vergogna nel guardarsi in faccia. Tante volte la mia strada andava da un'altra parte per incontrare la sua. Ecco, ma come si fa a 12 anni a individuare la compagna di una vita? Non lo so come mai quando mi ha guardato per me è stato qualcosa di diverso, a tal punto che io, che interno ai collegi salesiani, perché a me avevano questa trattoria, lavoravano dalle 5 di mattina alle 2 di notte, non potevano dedicarsi alla mia educazione, allora mi hanno messo in collegio e io facevo l'interno e luglio-agosto, quando gli altri andavano in vacanza, io continuavo a fare l'interno e andavo in colonia con loro. E allora lì succede che alla prima domenica di collegio, cioè visita parenti dalle 2 alle 5, io scavalco la cinta e da Dovero, che era circa 10-15 km da casa mia, mi incammino verso casa mia per incontrare. Per andare a vedere se questa... Ecco, se questa... Ma da allora lei è stato sempre con Carla, cioè Carla c'è stata sempre al fianco? Sempre. 12 e 10 anni? Sempre. Sempre con i nostri litigi, con queste separazioni apparenti, con questi...
ma ho bisogno di 2 settimane per riflettere, mai da parte mia. Ah, mai da parte sua. Che mi facevano una rabbia mai vista, perché anche lì non volevo pensare che tipo di riflessione poteva avere questa ragazza, finché alla fine abbiamo chiuso il cerchio, com'era giusto fare. 2 figlie, una di, non si dice l'età, una un po' più alta, più adulta uno fa dell'altra. Una figlia però, fa l'avvocato, è avvocato? Avvocato, un'altra figlia ha fatto architettura per interni, mi ha dato un nipotino che è stato importantissimo nella mia seconda operazione, e poco tempo fa mi ha dato una nipotina che mi obbligherà a lavorare per i prossimi 20 anni. Nel mondo del calcio. Anche nel mondo del calcio, ah, non soprattutto solo nel mondo del calcio, anche perché se penso bene è l'unico mondo nel quale so stare, non mi riesco a vedere in un altro lavoro. Lei prima o poi ritornerà ad allenare una squadra di Punto Serie A. Nel mondo del calcio, e perciò... Ma come sta il calcio oggi? Il calcio per me sta bene, il calcio per me è così, così importante, è così dentro di noi che non possiamo farne a meno. Nulla potrà distruggere il calcio, solo l'indifferenza. E se tu guardi bene, c'è di tutto attorno al calcio meno che l'indifferenza. I giornali non sono indifferenti, i tifosi non sono indifferenti, noi non siamo indifferenti. Perciò finché l'indifferenza non la farà da padrone, il calcio esisterà sempre, con i pro, i contro, con gli scandali, con tutte, perché tra tante persone ne puoi trovare qualcuna che magari non le ha tutte a casa. Però mai nessuno riuscirà a distruggere il calcio, perché per noi che siamo partiti dalla strada, dall'oratorio, da un bosco con delle piante, con questo pallone che ti era vicino, che ti faceva da amico, non possiamo mai pensare che questo amico non possa più esistere. Lei ha una squadra del cuore, fa il tifo, si può Fiorentina. Dire. Io ho una squadra di scuola alla Fiorentina, perché da bambini andavamo all'oratorio. Tutti avevano una maglia della Juve, dell'Inter, del Milan. Io avevo una Polo viola, una maglietta normale, viola, presa al mercato. E allora, siccome tutti avevano queste maglie per identificarsi, io mi identificavo in questa maglietta come la maglietta della Fiorentina. Il problema è che eravamo in 2 che tenevano alla Fiorentina e tutti gli altri tenevano ad altre squadre. All'oratorio spesso e volentieri si fa tifosi del Milan contro tifosi della Juve, tifosi dell'Inter, e poi è saltato fuori, facciamo anche tifosi della Fiorentina. Quindi, contro gli altri, e giocavamo in 2 contro 15-20. Ecco, sai che vincevamo sempre noi? La Fiorentina è allenata da un giovanissimo ex calciatore come Montella, che è un bravo allenatore. Questi giovani allenatori che stanno crescendo, sono bravi, c'è l'allenatore dell'Inter, l'allenatore appunto della Fiorentina. Hanno idee. Che c'è una nuova generazione? Secondo me hanno idee, secondo me è finito il tempo nel quale uno poteva dire capisco tutto del calcio, perché quando è l'ora di smettere? Quando sei convinto di aver capito tutto nel calcio. E invece nel calcio c'è sempre qualcosa da capire, ma non solo dai grandi squadroni e dei grandi allenatori, ma anche dal prete che fa allenamento con me all'oratorio. Ci sono delle situazioni nelle quali dico, ma pensa un po' questo qui che cosa tira fuori. E perciò questo calcio è in continua evoluzione. E questi ragazzi non hanno l'arroganza di dire ho capito tutto. Questi ragazzi hanno la grande qualità di saper dialogare, di saper esserci. Perché c'è una differenza tra il fatto di presentarsi e il fatto di fare. E loro sanno sia presentarsi che fare, apparire e essere. E questo penso sia molto importante, soprattutto quando sanno apparire nel modo giusto. E questi sanno apparire nel modo giusto. I giovani. Questi giovani. Anche l'allenatore dell'Inter, Stramaccioni, che ha avuto un alterco, per modo di dire, con me, però è uno che sa apparire e poi sa esserci, perché io non gli do merito per le 3 punte contro la Juventus messe in campo, gli do merito perché vedo giocatori come Samuel, come Cambiasso e come Milito,
nettamente trasformati rispetto allo scorso anno, e questo è merito dell'allenatore. Perché lei è un uomo severo. No, io ne ho combinate così tante da giocatore che è difficile che uno ne faccia qualcosa più grave di quanto non facessi. Però è un uomo dotato di rigore, severo, non è, insomma. Diciamo che mi dispiace se un giovane butta via le sue possibilità di emergere, e perciò il mio intervento va dal buonismo, dalla pacca sulle spalle, proprio al dibattito personale, con offese forse no, però magari con gesti e con atteggiamenti di vario stile. Chi vincerà il campionato quest'anno? Ovviamente è una previsione. In questo momento la cosa che continua è la Juventus contro un altro. In questo momento non si sa ancora chi è l'avversario della Juventus. Poteva essere il Napoli, dopo la Lazio, adesso è arrivato l'Inter. C'è un denominatore comune che è la Juventus. E perciò è chiaro che la Juventus sarà tra le prime due. Chi è l'altra, che può essere la seconda o la prima? In questo momento tutti diremmo Inter. Io da tifoso fiorentino mi auguro la Fiorentina. Fino a 15 giorni fa pensavo che la Lazio avesse questo tipo di gioco che potesse mettere la Roma. Cioè, la Roma, quando Zeman capirà cos'è il purgatorio, secondo me la Roma avrà un grande vantaggio. Per purgatorio? Perché lui conosce solo il paradiso e l'inferno. E perciò le sue partite sono o vai in paradiso o sei all'inferno. Quindi una via di mezzo. Però le dirò di più, dal poco che posso capire io. Se non ci fosse Zeman, la classifica della Roma sarebbe ancora peggio. Lei dice. Sicuramente. E la classifica del Milan? Allegri è stato bravissimo quando si è trovato in difficoltà a fare delle scelte. Cioè la difesa a 3 o il centrocampo a 5 sono scelte dell'allenatore. Un allenatore quando si sente in bilico, o di qui o di là, cioè proprio sulla cresta di una collina, di una montagna. Ed è chiaro che lui è già la seconda volta che riesce a venirne fuori. La prima volta con i tre mediani, che ha lasciato fuori le stelle, ha messo in campo i mediani, proprio quelli che lavorano, e ha vinto il campionato. E adesso con questa difesa a 3, questi 5 centrocampisti che una volta fanno bene, l'altra volta sono tutti addosso, allora li ha cambiati. Però la squadra secondo me sta dando una fisionomia diversa da quanto avevamo presupposto. Insomma, la figura dell'allenatore è una figura importante, altro che... La figura dell'allenatore è importante perché il buon allenatore incide il 20-30%, ma perché è importante di più di quello che può incidere il 20-30% se è un buon allenatore? Perché se è un cattivo allenatore distrugge tutto, ti butta per aria tutto. Questo 20-30% che ha, essendo un buon allenatore, diventerebbe... Oppure si può valutare in maniera molto diversa se pensiamo che un cattivo allenatore ti distrugge tutto quello che ha a disposizione. Fotografie e momenti di vita vissuta da e di Emiliano Mondonico, ex calciatore, allenatore, opinionista della Domenica Sportiva, un ruolo che le piace. Io la guardo parlare di calcio. La domenica in televisione. Anche parlando con lei mi piace parlare di calcio, perché parlo di quella che è stata la materia che ho capito di più nella mia vita. Io ho il diploma di geometra. Però non ho mai letto il primo capitolo del libro di costruzione, che era il muro di sostegno. Ho tentato tantissime volte di leggerlo, non ho mai capito di che cosa parlasse. Insomma, il consueto percorso fotografico dell'ospite, l'album dei ricordi, flash della memoria di Emiliano Mondonico, una canzone per conoscerlo meglio. Detto canzone, eccola anche questa notte, bella, brava, pronta, sorridente e sveglia, Giovanna Pizzari. Nel sottofinale di Sottovoce Vista l'ora, la dottoressa Luisa Lorelli ci spiegherà meglio il significato di un sogno ricorrente, se c'è, di Emiliano Mondonico. Sottovoce lo sapete, è l'appuntamento che chiude il palinsesto della prima rete della RAI, diciamo un modo per conoscere e per conoscersi. Percorsi umani e professionali, quando un giorno, vista l'ora, è appena finito e un nuovo giorno è appena cominciato. Un giorno in più per amare, per sognare, per vivere. La sigla, ci vediamo tra un attimo. La vita le piace? La vita è troppo bella per non viverla, e questo è un discorso che bisogna fare ai nostri adolescenti.
perché in questo momento lo stanno buttando via. Io lavoro faccio volontariato in un centro. E, lei si e interessa dico, anche ad alcuni alcolisti, a un gruppo di alcolisti? E dico a tutti i ragazzi, che non so se stanno ascoltando, ma anche ai loro genitori, agli adulti, facciamo capire a questi ragazzi che la vita non si può buttarla via, perché dopo non riesci più a viverla, e questi la stanno buttando via. Non so se consapevolmente. E il calcio può dare una mano in tal senso? Forse sì. A questi ragazzi fare gol, per questi ragazzi è una cosa importantissima. Loro che per stare fuori da queste dipendenze devono fare gol tutti i giorni. Perciò fare gol in un allenamento di calcio, in una partitella, li invita proprio a credere che nella vita si può fare tutto quello che si vuole. E non dimentichiamo, loro devono fare gol tutti i giorni per tutta la vita, se vogliono non più cadere in queste dipendenze. Vediamo alcune foto che la riguardano, mister. Momenti di vita vissuta, come diciamo, da ED, l'ospite di Sottovoce. Questa notte Emiliano Mondonico, allenatore, già calciatore. Prima foto, eccola. Da calciatore, ritorno a Cremona con due splendidi amici, uno non c'è più purtroppo. Ancora, vediamo. Altre foto, altri momenti di vita, qui siamo. Io sono quello con la pelliccia. Ecco, da lì capite che tipo di giocatore era. Ancora, vediamo. Ecco, qui niente, siamo a un conviviale, capelli lunghi. I tacchetti dell'avversario. La cosa che mi ha fatto più impressione in questa foto sono i tacchetti dell'avversario. Ancora, vediamo. La Cremonese in Serie A, la mia prima grande, grande, grande dimostrazione che potevo fare questo lavoro. Il negozio articoli sportivi con mia moglie. Ancora, vediamo. Altre foto, ecco la mia famiglia. La mia splendida famiglia. L'ultima a sinistra è quella che mi ha dato la nipotina. Dopo manca un figlio maschio forse, Emiliano. Arriva. Cioè, a sua a me? Figlia, sì, a lei. No, sono stato contento di avere due figlie splendide. Cittadino onorario di Rivolta d'Adda. Che è la sua città d'origine. Nessuno è profeta in patria. Ancora, vediamo, altre foto. Mia madre e mia moglie, le due donne più importanti della mia vita. Ancora. Questo quando ho avuto la malattia. I tifosi sono stati, ma non solo della Fiorentina, di tutte le squadre mi sono stati vicino. Questi sono i tifosi del Toro. Ancora. Qui siamo al mare. Altre foto, vediamo. 50 anni, di diverso da adesso, i capelli neri. Vediamo. Eccolo qua, questo è mio nipotino Lorenzo. Questo è quello che mi ha salvato dopo la seconda operazione. Eccoli i nomadi, non si vede. Questa è mia figlia che mi abbraccia, ma gli altri sono i nomadi in concerto e io ero su con loro a cantare. Perché lei ama cantare anche? Ama i nomadi? Io amo la compagnia. Ti ho detto che da bambino ero in trattoria e alla sera in trattoria saltava sempre fuori la chitarra e la fisarmonica ed era una festa. Ecco perché mi piace. Non è figlio unico lei? Figlio unico. Figlio unico? Figlio unico. Il mio amico era il pallone, gli altri miei amici i bastardini, i cagnolini. La canzone che ha scelto Emiliano, e perché l'ha scelta? Qual è la canzone? L'ho scelta perché in quel vagabondo che si ricorda di Dio c'è dentro tutto. Giovanna Bizzarri. Sul mio corpo il calore delle stelle.
casa mia. E quel bambino che giocava in un cortile, io, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Lei crede in Dio? Io credo in Dio, sono stato i salesiani e lì mi hanno dato un'educazione che per tutta la vita non potrò dimenticare. Durante il mio soggiorno in ospedale non ho mai pregato a Dio perché pensavo che Dio avesse tante altre cose più importanti da fare. L'unica volta che mi sono rivolto a Dio è quando ho visto i bambini con questi tumori, incolpevoli di tutto e di tutto con questi tumori che li stavano divorando. Ecco, lì ho detto a Dio che non era giusto. Gamba de Sedar la chiamava. Gamba de Sedar. Il sedano, perché era magro. Perché ero magro, proprio ero... Niente, non mi ero mai... Cioè io vivevo tutto sull'agilità. Cioè, correndo non ero velocissimo, però palla al piede ero più veloce di tutto. In questo momento la mela della Roma è un giocatore lento che con la palla al piede nessuno lo prende. E allora non capivo perché, adesso lo capisco, perché questo c'ha la palla nei piedi e l'avversario non sa se va o si ferma. Squillo del telefono, eccolo. Dottoressa Laurelli, buonanotte. Buonanotte. Un sogno ricorrente, vista l'ora, se c'è da raccontare, o un'immagine, un flash che ricorda Mondonico, quando dorme ovviamente. Ultimamente vedevo i mostri sulle pareti delle mie camere. Sognava il sogno, il sogno che mi dà più fastidio è quando sogno la mia ragazza che si allontanava da me. Ha sentito, dottoressa? Beh sì, i mostri diciamo hanno a che fare un po' con quelli che sono i mostri interiori, quindi ci sono quei momenti in cui nella nostra vita anche quotidiana stiamo proprio combattendo contro i nostri mostri e il sogno in qualche modo ce lo fa vedere attraverso proprio un'immagine della nostra guerra interiore. Invece l'altro sogno, quello sulla ragazza, mi sembra un sogno più sentimentale, più romantico e probabilmente riflette quei momenti della nostra vita in cui soffriamo un po' la solitudine, vorremmo ricongiungerci con quella parte della nostra anima, no? Perché la donna nei sogni spesso ha a che fare con la parte femminile di noi, con l'anima che in qualche modo ci manca e che rincorriamo sempre e abbiamo bisogno di sentirci in armonia con questa nostra parte per essere completi. Perfetto, grazie. Secondo me ti dirò che il fatto della mia ragazza che se ne voleva andare è la paura di perdere mia moglie. I mostri sui muri erano i farmaci. Quindi lei ha amato solo una donna nella sua vita, se faccio un po' di conti. Sì. Beh, quella è una bella notizia, non è semplice, non è semplice. Intanto grazie per essere intervenuta sottovoce, non so se lo sa, noi chiudiamo sempre i nostri incontri, chiediamo all'ospite, se faccio una domanda si dia una risposta. Emiliano Mondonico a se stesso, cosa chiede e cosa risponde? Io chiedo di tornare a fare l'allenatore di calcio. Cosa mi rispondo? L'unica maniera è che tu faccia il presidente. Perché le piace proprio? Perché sicuramente mi prenderesti come allenatore. Ah sì, forse sì, io devo fare il presidente di una squadra di calcio, potrebbe anche succedere. Mondonico, è notte fonda, ma ed è finito il nostro incontro, ma è finita quando è finita? Quando è finita continui nel ricordo degli altri. Grazie ancora ad Emiliano Mondonico, grazie a Giovanna Bizzarri, grazie a voi, cari amici della notte di Rai 1, vi aspetto. Come di consueto sempre di notte, sempre su Rai 1 e sempre sottovoce. Noi diciamo un modo per capire, per capirsi e forse anche per capirci quando un giorno, vista l'ora che è appena finito, è un nuovo giorno che è appena cominciato, un giorno in più per amare, per sognare, per vivere. Buonanotte.